capisco, ma sta cosa filma solo se ci sta qualcuno dietro. Non hai filmato niente. Da adesso parte. Se ti metti, c'ha qualche sensore. Se ti metti dietro parte, se ti metti di lato no. Ma questo è tu che l'hai trovato nel luogo di Pasqua, quindi il problema. Allora, dico soltanto che nel partirà qua. Ovviamente c'è Achela, Chiagela. Poi abbiamo due cuccioli che devono fare la promessa. E poi abbiamo dunque. Non ricordo quale abbiamo eliminato. Chi è rimasto senza? No, questo l'ho già detto. E qualcuno è il vice che è il lupo della rupa? Sì, io sei tu. E poi c'è un lupetto che ha fatto la promessa lo scorso anno. Eccolo qui. No? Che c'è? Ah, c'è un caposestiglia. Ah, un caposestiglia. Ok, c'è questo che manca. Abbiamo tolto questo perché per il numero abbiamo cercato di fare questo. Allora, il consigliere della Rupe, sapete quello che fa? Per le colonie FSE, il consiglio della Rupe è un incontro in cui tutto il branco si riunisce all'insieme, guidato da Achela, a fine di durante dei momenti importanti, che possono essere, ne so, prima delle promesse, una verifica di una caccia, di una vacanza di branco, di una qualche caccia, momenti significativi della vita di branco. E Bosco, ok, si chiama consiglio della Rupe. Non l'ho utilizzata della grande quercia. Non l'ho utilizzata appunto questa modalità? No, è che loro vengono da una colonia FSE, non è a Gesci, quindi hanno una metodologia leggermente differente, ma niente di... riuscire a confondermi nel corso. Tranquilla. Sì, tutti la utilizzano, solo loro. Allora, io direi che possiamo partire. Possiamo partire, ci diamo un tempo, nel senso che poi mi regolo io più o meno con i tempi. E gli altri ovviamente osservano. E vi posso anche dare, anzi direi l'uscita un po' tutti i giorni fuori. Ti chiedo. Chi vi sentite più vicino e perché, no?
che poi ecco, questo lavoro vi può servire proprio nella misura in cui cercate di entrare un po' in una empatia con queste persone, nel senso sentire quello che loro sentono. Bene, ok. Guardate che era ci prendo sì. Sì, bene. Come si chiama? Solito che si muove tutto il seduto. Come si chiama? Di mezzo. Aspetta. Allora, capo, io ci metto i venitori di mezzo. Esatto. Benvenuti, questo momento molto importante per voi in particolare. Ora la Lorisa. Aspetta. E insomma, come voi sapete, il consiglio serve proprio per discutere di questo momento importante, se siete pronti per insomma. Martina, ascolta che ascoltalo. Ecco. Come vuoi sapere? Che chiede una cosa molto importante. Nel consiglio saranno capo e vice della Sestiglia a parlare, voi ascoltate, insomma prenderemo la decisione insieme. E niente, vogliamo dire qualcosa sulla promessa, non so se lo un pochino tu che dici puoi dire. Sì. Andare in fazzolettone? Vici però. Martina, allora, ascoltaci. Tu dovrai fare la promessa, no? Sì, io la commissaria dovrebbe. Non sei tu che lo devi dire. Non sei tu che lo devi dire, adesso facciamo un gioco, ok? Parlo io e tu mi ascolti, ok? Se il tuo capo, il tuo vice, devono dire qualcosa, lo dicono loro e non lo dici tu, ok? Fai come Giannino. Giannino ha capito come funziona il consiglio. No, è un momento molto importante per voi, perché farete la promessa. Adesso il capo Sestiglia ci dirà, chi è il capo Sestiglia? Il capo Sestiglia ci dirà, la tua promessa, com'è stata? Raccontagli la promessa. Martina. Spiega un attimo questo momento. Io mi ricordo solo che ero tanto emozionato, che il mio capo Sestiglia di allora, che il momento è passato all'esploratore, mi ricordo che mi aveva fatto sentire tanto questo ragione, mi ha aiutato a imparare la memoria, la notte prima mi aveva provato a imparare la memoria la promessa perché non voleva brutta figura, poi mi sono messo a piangere, quindi ci ho messo un quarto d'ora. Anche perché la promessa già è importante, è importante, cioè no, la prima e invece no, Giovannino, perché Giannino tu sei Giovannino, c'è un motivo se è Martina. Guarda, se è così non è la prima, la prima che dice che non ti ci piace Stiglia. Allora, è importante che ascoltiamo quello che c'è da dire, poi magari dice qualcosa, ok? Va bene. Che vuole dirci la nostra amica? Che l'ha detto, che ha fatto la promessa? Sì. E vi ricordo tutte le persone, non mi ricordo neanche come si mettevano così. Però, c'avevi un capo e un vice che ti ha aiutato. Era della promessa, in cerchio, mi raccomando, così, così. Io prendo una lunga. Oh, poi dovete sapere Martina, guarda, devi sapere che una volta che hai fatto la promessa, potrai parlare anche tu a questo consiglio. Potrai dire la tua, potrai dirci quello che pensi, potrai non perché adesso non ci interessa, perché devi crescere un altro pochino. Capito?
Ci proviamo? Sì, va bene. Con la testa? Il nostro bene. Studiato, ok. Voi che pensate, caro Cecilia, che il ragazzo ha superato tutte le prove? Beh, Giannino ha dato, ha fatto del suo. Ci ha aiutato, mi ha aiutato. Però vabbè, dai. Però hai imparato una cosa, la promessa la sa. La so. Esco? No. No. Te l'ho spiegato prima. La legge, sì, va bene, quando si vive con gioia e realtà, con gioia sicuro. Sì. E poi, no, si impegna, è un po' difficile fare la stanzina. Quindi sono pronti per fare la promessa. Guarda quello che possiamo, che posso dire io sì. Sì. Io ci impegniamo a fare, ad aiutarli, perché no, sono un po' di no, quando fai la promessa ti prenderanno impegno, ok? Cominciamo a prendercelo adesso davanti alla Chiara, alla Sestiglia, rispettiamo i momenti e le regole, va bene? Va bene. Sì. Giannino non diremo niente. Come no? Perché Giannino è Giannino. Giannino non può parlare, quindi che lo possiamo guardare mentre parliamo. Figlio di me. Cosa ci dite di Giannino quando Martina ci fa parlare? Che ci dite? Giannino si è preparato? Giannino si è preparato, mi prende con questa tutte, con questa la sala, non ce la sta. Adesso se diciamo, inizierà anche a giocare con noi e magari si diverte anche un po', non lo sappiamo se si diverte perché sempre così. Sta conoscendo il branco, sì. No, Chiara? Dai, pure. Sì. Ecco, ma dall'inizio dell'anno sia un pochino più... Sì, 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 adesso parla, dove parla. Oh, come non ci parla? Vabbè, ovviamente prendere la promessa significa anche, insomma, partina, un pochino per dimensionarsi, invece... Sono la casa e sì. Non c'è un motivo se sei lì, già lì. Sì. Arriverai in vacanza di branco. Arriverai in vacanza di branco e sarai felice di questa Sestiglia. Lo so, l'hai visto che lascia aperto mattina, guarda che capo e che dice che ci sta. Oh, perché tutto il resto non c'è, immagino. Guarda, te lo puoi dire tra 5 secondi quando abbiamo finito. Ora no. Ok? Però non ti muovi, io 5 minuti. Quando la lancetta lunga arriva a 8, mi puoi dire quello che mi vuoi dire. Prima no. Quando arriva a 8, la lancetta lunga. Ok? Sì. Se non rispetti questa cosa non funziona. No, non è che non fai la promessa, però insomma, voglio vedere se ti impegni. Thank you.
Istintivamente mi butto e cerco di, giusto perché voglio avere le cose un po' fatte in un modo, cioè vorresti che le cose andassero per riuscire? In un certo modo sì, quando vedo che magari si perde un attimo il clima o che, e se gli altri magari non riescono mi butto immediatamente. Tu a riprendere mano la situazione, pur non riuscendo, cioè tante volte.